Buonasera, buonasera, benvenuti o bentornati sul canale YouTube SMC, il canale YouTube del gruppo Facebook Svapo e Musica Club, appunto SMC. Canale al quale, gruppo al quale vi invito ad andare ad iscrivervi accedendo al link che troverete in descrizione. Sul primo commento di questo video, come in quasi tutti gli altri, da quando ho incominciato ad avere quest'idea, troverete il link della musica che state ascoltando. La musica che state ascoltando è casualmente la playlist di Spotify che si chiama Svapo e Musica Club. La mettete tra i preferiti e ci aggiungete tutta la vostra musica preferita, quella che preferite voi. La musica che piace a voi, oltre a quella che già c'è. Io sono Filippo e questa sera chiudiamo un cerchio, il cerchio dei liquidi marchiati Synergy. Ricordiamo che cos'è Synergy. Synergy è la sinergia tra due eccellenze italiane che producono liquidi, ok? Liquidi, basi, aromi, tabacchi, eccetera, che sono Blenfield dalla Brianza e Tornado Juice come si chiama? Dal parmigiano, dalla parmigiana, da lì di parmigiano, da Parma, insomma, che cazzo, mi sono ingamberato. Synergy Vape. Questa sera l'ultimo e paradossalmente il più estivo dei liquidi di cui, che fanno parte della linea di Synergy. Ripeto, sono sette. Il settimo, è quello appunto che facciamo questa mattina e questa sera e si chiama Oriental Fusion. Come sempre andiamo a leggere dal depilante, dal Debian di Synergy, che cosa deve essere Oriental Fusion. Oriental Fusion. Oriental, il tabacco sun-cured per eccellenza. Proprio il sole ha ispirato questo aroma. L'arancia rossa, infatti, che ricorda il sole al tramonto, viene spruzzata su una distesa del miglior tabacco orientale. Ed il tutto spolverato di cioccolato bianco, un bouquet armonioso che non smette mai di affascinare e stupire. Chi mi ha visto in fiera al Vape Italy sa che questo è un aroma che a me piace particolarmente. È un aroma che ho già finito una volta ed è un aroma che ho rifatto proprio qualche giorno fa. Ok, prima di riuscire a fare come si chiama? La recensione. Ragazzi, io lo svapo praticamente sempre, lo ammetto, sul Siren V2, oh signor sì, sul Siren, ok, da 22, ok? Sul Siren V2, esatto, da 22. Perché ho quello in fiera, lo facevamo provare sul 24. Probabilmente è ancora leggermente più arioso e diventa ancora leggermente più aromatico, ma anche sul 22 va molto bene. Vi ho abituati, o comunque abbiamo scelto la linea di, nel momento in cui si prova un liquido o un aroma, di provarlo su due supporti, su due atomizzatori, uno in BF e uno in tank. Questa sera ho scelto per me il tank praticamente per eccellenza per come si chiama? Per gli aromatizzati, in particolare fruttati come questo, cioè il Gus, il Phenomenon Zest, ok? È il V2. E un atomizzatore leggermente particolare che io adoro, letteralmente adoro. Lo adoro, mi piace molto più del suo fratellino più famoso. Lo proviamo sullo speed up, ok? Lo speed up è il precursore dello speed revolution, o comunque insomma un atomizzatore che gli assomiglia leggermente, con una campana leggermente più squadrata. La potenzialità di avere una sorta di regolazione dell'aria non funziona, non funziona nel senso che se si chiude l'aria non rende più nella stessa maniera. E con il forellino dell'aria, invece da essere 1.2
Luca Cassenti style, questo è da 1.5, ovviamente prendendo così tanta più aria, ok, tende a far esplodere di più tutte le note appunto fruttate e aromatizzate dei tabacchi. Qui dentro io lo adoro, ve lo dico fuori dai denti. Ripeto, Gus e Luca Cassenti Speed Up, ok? Come abbiamo letto, si tratterà di un orientale a cui è stata aggiunta arancia rossa, ok, e un filo di cioccolato bianco. Comincio dallo speed up perché in questo caso lo conosco già, conosco benissimo che cosa dice questo liquido sia in questo atomizzatore che nell'altro. Potrei tranquillamente farlo senza svapare. Adesso mi prendete in giro perché io faccio le mie facce, io non so cosa farvi. A me quando c'è qualcosa che mi piace, a me mi viene da sorridere, io non so cosa fare, ragazzi. Chi dice che i tabacchi devono maturare? Per me, sto scherzando ragazzi, è un pirla. Nel senso che, a parte che qua si sente già benissimo, io in realtà ho scritto primo settembre ma l'ho fatto il 27 mi pare di agosto, diciamo che ha una settimana, e la nota tabaccosa per me è già fin troppo persistente, è molto più tabaccoso di un liquido, di liquidi famosi che passano per essere dei tabaccosi con una aromatizzazione. E questi magari sono passati per essere degli aromatizzati leggermente tabaccosi. No, un cazzo. Qua si sente benissimo il tabacco, ma tanto speziato, persistente, quasi fastidioso. Signori, io non amo gli orientali. Lo dichiaro, l'ho già detto, mi pare. Io non amo gli orientali. Proprio a me gli oriental mi smagano qua dentro con quel tocco di arancia, ed è un'arancia freschissima, sembra il succo d'arancia Santal, quello di arancia rossa, ragazzi, ok? Viene tutto rinfrescato e diventa una bomba. Adesso vi dico una cosa. E hai la certezza del valore futuro garantito della tua Renegade. TAN 599 TAG 852 salva approvazione. Rosmarino, alloro, io sento alloro. Ma la parte bella, e questo me lo ricordo, lo notavo tantissimo in fiera che lo stavo svapando di continuo, e quindi prendi sempre un po' più di, affini sempre un po' di più il sapore. Tra l'alloro di cui vi ho parlato in questo momento e l'arancia si sente per un zin, ok, un sentore dolce, ma fresco anche in quel caso, probabilmente è perché entra talmente subito l'arancia che non fai a tempo a renderti conto che c'è così tanto quel dolce. Ma se ci stai attento, e io adesso ho mandato giù il dolce, ok? C'è proprio, senti, orientale con tutte le sue spezie, ripeto, in questo caso io ci sento l'alloro secco, va bene? Un secondo di cioccolato bianco e poi l'esplosione dell'arancia. Arancia che è fresca, non è aspra, è dolce, ma dolce, dolce non di zucchero, dolce di aranciata, di, ragazzi, mi viene in mente la sanguinella, che voi siete troppo giovani, probabilmente buona parte delle persone che guardano questa cosa è troppo giovane per sapere cos'è la sanguinella, ma è una cosa tipicamente chimica, vi dico la verità, e in questo caso non è chimico perché è tutto materiale organico, va bene, che però aveva un sapore così forte, così intenso, che mi resta in bocca quello. Se fosse gasata sarebbe la sanguinella, fantastica.
Gus, ragazzi, qua c'è dentro, lo svapo da diversi giorni, lo svapo sempre, quindi non è che io lo alterno praticamente il Gus, ci metto sempre nel Gus io lo rigenero praticamente ogni tank, lo rigenero e ogni tank decido di cambiargli aroma. Magari una volta appunto gli metto l'Oriental, una volta gli metto il Grecale, una volta perché è il mio atomizzatore da fruttati, da aromatizzati, ok? Lo zest è il re di questa cosa, di questa tipologia e di come vi rende. Lo zest è il re. È il re perché qui io sento un po' meno la nota cioccolatosa, quindi sento un po' meno quella questione del cioccolato bianco, quella questione della morbidezza, sento un po' meno la speziatura, se devo essere onesto. Ma diventa prorompente la parte proprio tabacco, ok? E la parte arancia, cioè mentre qui il tabacco lo senti particolarmente speziato, particolarmente perché è molto abbracciato da tutti gli aromi, perché qui gli aromi si sentono tutti abbastanza uniti, abbastanza in concerto, ok? Qui invece sono degli assoli, ma questa è una caratteristica di questo atomizzatore. Quindi qui veramente ti accorgi di sentire adesso ho sentito bene anche il cioccolato, probabilmente perché facendo due o tre tiri uno dopo l'altro il cioccolato, che è la parte di cioccolato bianco, che è la parte meno invasiva, meno invadente, ok, è quella che ha bisogno di più vapore per dar sfogo a se stessa. Facendo una tripletta si sente benissimo anche qua. Dico la verità, qui dentro a me, magari è per tanti motivi, a me piace di più, ok? Perché mi toglie, per me gli orientali sanno un po' di piscio di gatto, sono un po' come alcuni vini, alcune cose eccetera, ed è una sensazione che io non apprezzo particolarmente. Qui la sento di più, va bene? Sento meno spezia e più tabacco orientale, proprio la parte tabaccosa, ripeto, pisciosa del tabacco orientale. Non sto offendendo l'Oriental dicendo che sa di piscio di gatto, perché sa un po' di piscio di gatto, ok? Ma è buonissimo, ragazzi, è buonissimo. Io sono sicuro che al 90% delle persone piacerà di più qua rispetto che sullo speed up, ok? Io parlo ovviamente dei miei gusti, io parlo del mio palato, ovviamente. Micidiale. Io questo, vi dico la verità, lo vivrei anche come un tabacco quasi resetta papille. Quando magari avete svapato della cosa, delle robe un pochettino pesanti, un pochettino dense di forza, eccetera, con questo vi aiutate mezza giornata a rinfrescare tutto. È un liquido molto fresco, molto molto fresco, vi ricordo che i tabacchi vengono da, ripeto, l'eccellenza, una delle eccellenze assolute italiane, ripeto, Blanchfield, e la parte aromatizzata da una delle eccellenze italiane per quanto riguarda i liquidi da Cloud, da Flavor, eccetera, che è Tornado Juice, con, cazzo mi è scappato, ma non importa, comunque cazzo, una realtà che produce aromi di qualità super eccelsa, ok? E qui l'arancia rossa, ragazzi, è imperiale. Niente, ho finito. Che mi piaccia, l'avete capito, voglio dire, mi piacciono tutti. Paradossalmente
quello che è piaciuto di più di tutti a tutti il Grecale, visto adesso ti diamo la cosa, è quello che è meno il mio aroma come, come gusto. Ma ragazzi, Creamy Latakia, ciao. Lentini Cigar, per me un metro avanti. TMC, stupendo. Wrong Love, ciao, non ve lo dico neanche, cioè neanche da discutere, proprio non c'è neanche da parlarne. Black and Gold, per me uno dei migliori aromatizzati del 2018 in assoluto. La gente secondo me non l'ha capito, vi dico la verità, la gente per me non l'ha capito, perché è un tabacco un po' più ricercato, non è un liquido semplice, è un liquido un po' più da starci dietro, un po' più da gustarselo. Probabilmente è anche un liquido, lo ammetto, che magari richiede una rigenerazione fatta bene, un supporto corretto per lo svapo, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ripeto, sul Siren viene benissimo. 30 euro, 35 euro, 30 euro di atomizzatore. Io i Galaxy's Ultimo, eccetera, eccetera, li conosco meno, quindi ne parlo meno. Prima li conoscerò per bene e poi ve ne parlerò, ok? Preferisco parlare, o faccio degli unboxing, allora li faccio sul gruppo e quindi sparo a caso quello che sento. Per dare dei virgolette giudizi più precisi, preferisco provarli a lungo, ok? Allora torno sul Black and Gold. Ragazzi, il Black and Gold lo dovete prendere tutti, dovete prenderlo tutti e dovete imparare a svaparlo tutti. Chiuso la parentesi, fine, stiamo parlando dell'Oriental Fusion. Ho solo voluto fare un piccolo cappello a tutti, ripeto, gli aromi di Synergy. È l'ultimo, mi auguro che continuino a farli, perché io li trovo di qualità superiore a molti altri aromatizzati che si trovano in giro in questo momento, in alcune occasioni anche molto più famosi, semplicemente perché hanno avuto una distribuzione migliore, probabilmente hanno avuto, ma la qualità di questi robi è fantastica. Fine. Grazie di avermi seguito, grazie di essere stato qua anche oggi. Vi invito a mettere un like se il video vi è piaciuto, a spiegare perché non vi è piaciuto nel caso in cui non vi fosse piaciuto. Io veramente vi esorto a dirmi che cosa non va di quello che faccio, di quello che facciamo, di quello che faccio io nella fattispecie. Vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito a venire ad iscrivervi al gruppo Facebook. Vi assicuro che è un gruppo leggermente particolare, ci divertiamo parecchio, anche con diversi post interessanti, e normalmente non ci rompiamo le palle. Non è un gruppo gigantesco, vorremmo cercare di mantenerlo un gruppo abbastanza ristretto. Siamo un bel gruppo di amici, se avete voglia, con una passione in comune, che hanno voglia comunque di parlare di un po' di tutto, compreso di svapo. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!